Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate sul Games Channel, nuovamente qui su Mass Effect con la nostra Shepard. Bisogna portare le nostre prove al consiglio, abbiamo un'udienza. Il problema è che queste prove sono piuttosto debolucce. Parliamo di un testimone, Powell, un contrabbandiere. Prenderanno mai sul serio le parole di un contrabbandiere? Inoltre c'è la questione visione. Questa è addirittura peggio di Powell. Parliamo di un'udienza di importanza intergalattica e noi ce ne veniamo, cioè ce ne usciamo con una visione. È vero, il capitano ha suggerito di avere una mente aperta, dopotutto parliamo di tecnologia Proten, incomprensibile per molti aspetti, estremamente misteriosa ancora, ma vallo a spiegare a dei politici. In realtà, mettendomi un po' nei loro panni, trovo che sia normale essere scettici di fronte a una visione, però io so quello che ho visto. A proposito di politici, comunque, qui c'è un computer, uno dei computer di Udina, dell'ambasciatore. Non mi farò problemi a decrittarlo, dopotutto si è dimostrato un po' antipatico, non trovate? È normale essere nervosi in questa circostanza, in realtà lo sto facendo perché magari riuscirò a scoprire qualcosa di interessante qui attorno, no? Cosa sta accadendo? Vediamo. Rapporto pattuglia dell'Alleanza. Il capitano Hendrickson ha rilevato delle insolite letture energetiche durante un pattugliamento dell'ammasso Argus Rho. Era preoccupata specialmente per il sistema Hydra, ma è stata richiamata prima che la sua squadra potesse indagare più a fondo. Non sono previsti pattugliamenti in quel settore. Sarebbe il caso di inviare una squadra di ricognizione. Quella squadra potremmo essere noi, effettivamente. Letture energetiche insolite. Oh beh, quando torneremo alla Normandy daremo un'occhiata alla mappa galattica. Adesso andiamo verso la nostra priorità. Non mi farò problemi in realtà a dare un'occhiata a destra e a sinistra, un po' qua e là, perché ho voglia di conoscere altre specie. Santo cielo, questa è la prima volta, è la mia prima volta a Cittadella. E potrei anche aiutare qualcuno. Non lo faccio soltanto per me, per la Normandy, ma anche per l'umanità. È bene farci conoscere anche per altri aspetti, non trovate? Capisco quello che intendi dire, ma queste accuse sono estremamente gravi. Non posso. Questa faccenda è estremamente grave. C'è in gioco la mia reputazione. Ho parlato con la consorte, solamente con lei, e lei ha tradito la mia fiducia. E va bene. Indagherò sulla cosa. Nel frattempo, cerca di non fare pazzie. Addirittura, non fare pazzie. La consorte ha tradito la sua fiducia. Le nostre prime due specie aliene della cittadella sono dei bestioni, santo cielo. Sicuramente estremamente forti e resistenti, però magari lenti ed estremamente calmi, anche dal loro tono di voce. Cioè, perlomeno questo è ciò che mi trasmettono. Invece li abbiamo tutt'altro, completamente. Che succede qui? Che problemi hai? Salve, umana. Chiedo scusa, ma sono qui per affari e ora non posso volgere altrove la mia attenzione. Sì, ma ti stavi lamentando. Posso aiutarti? Sembri preoccupato. Posso fare qualcosa per aiutarti? Risposta allarmata. Hai sentito tutto, vero? Sta andando tutto malissimo ed è colpa della consorte Asari. È stata lei a dare inizio a tutto questo. Consorte Asari. Di chi stiamo parlando? Chi è questa consorte Asari? Curioso, non lo sai? Deve essere la tua prima volta sulla cittadella. Tutti Infatti. conoscono Shaira, la consorte. Non posso parlare ancora di questo problema. È una cosa troppo delicata. Basti dire che ha compromesso la mia autorità di diplomatico.
ha compromesso la tua autorità di diplomatico e tutti la conoscono, qui, sulla cittadella. Deve essere una in gamba e potente. Dove si trova? Dove posso trovare questa consorte Asari? Si trova dall'altra parte del ponte. I suoi uffici sono facili da trovare. Buona giornata, umana. Buona giornata anche a te, Xeltan. Quanto pare, qua ci troviamo nella parte... Oh, Dio! Ebbene sì, signori. Quello lì è un custode, ne parlavamo nel finale del video scorso. Mi è stato scritto che di loro in realtà veniamo a sapere qualcosa semplicemente proseguendo. Io non ricordo niente di loro, niente. Pensavo davvero fosse molto importante quella missione di cui vi parlavo a proposito di loro, ma mi è stato scritto che in realtà rivela poco. Wow. Va bene. Questa è la parte dell'ambasciata. Cioè, allora... in questa sezione qui, diciamo, ci sono le varie ambasciate. C'era quella umana, dove c'era Udina, da dove siamo partiti prima. E adesso c'è l'ambasciata loro. Tu dovresti essere quello che gestisce tutto. Qual piacevole incontro. Umana, è sempre bello vedere la tua specie. Ma... Sono l'ambasciatore Kalin. Per te una domanda schietta. C'è qualcosa che posso fare per te oggi? Ma sicuramente, più che altro mi colpisce la vostra gentilezza e il vostro modo di parlare. Come mai specificate sempre tutto? Perché spieghi quello che stai per dire? La nostra gente comunica poco con le parole, ma più con i profumi e con movimenti leggeri. Semplicemente le nostre espressioni vocali non riescono a comunicare alle altre specie i nostri sentimenti. Perché te ne preoccupi, Kalin? A questi terrestri non importa niente dei nostri costumi. Non è vero. Ecco una rancorosa risposta, Din. Neppure tu ci credi davvero. E in caso contrario, mi dispiace per te. Per qualche motivo quello lì ce l'ha con noi. Che cosa ci fai qui? Con modestia ti dico che io lavoro per portare problemi e richieste degli Elcor all'attenzione del Consiglio. Ah! E hanno dato queste posizioni solamente per tenerci buoni. Al Consiglio non importa nulla delle nostre specie. Un sentito rimprovero. Il tuo tono non è appropriato, Din. Questa umana non ha colpa del tuo malcontento o dei tuoi infondati sospetti. Sospetti. Beh, questi Elcor sembrano davvero estremamente... seri, cioè... Non mi dà l'impressione di avere qui di fronte a me un bugiardo. Quindi sono convinto che lui sia la parte proprio della ragione. A differenza dell'altro, che secondo me appunto... Sospetti infondati. Sia chiaro, a me il consiglio a pelle non mi è particolarmente simpatico, ma neanche credo ci sia qualcosa di strano sotto. Verso la specie di quello lì. Vuoi sapere di più sugli Elcor? Dimmi qualcosa di più della tua specie. Entusiasmo genuino. Mi fa piacere raccontare la storia della mia gente. È piacevole condividere la nostra cultura con gli altri. Parlamene. Dimmi qualcosa sulla storia e le origini di Elcor. Gli Elcor stavano iniziando a esplorare lo spazio del Consiglio quando le Asari hanno preso contatto con noi. Con il loro aiuto abbiamo trovato il portale più vicino al nostro sistema e da lì la cittadella. Con grande orgoglio ti dico che nel volgere di una generazione abbiamo creato una rotta regolare verso la cittadella e siamo diventati una delle specie più attive di questa grande stazione. Complimenti allora. Vorrei saperne di più sulla cultura degli Elcor. Con totale sincerità, ti dico che noi Elcor preferiamo la sicurezza e la familiarità delle nostre colonie alla vita nello spazio. La nostra società è strutturata in gruppi molto rigidi, anche se siamo comunque aperti agli esterni.
Il nostro governo è estremamente stabile. La nostra gente non apprezza i cambiamenti improvvisi. Ho capito. In realtà non mi sorprende quest'ultima cosa che mi hai detto. Cioè, lo si capisce anche semplicemente ascoltandoli e vedendoli. Arrivederci, ambasciatore. È stato un piacere davvero. Con sincerità, auguro una buona giornata anche a te, umana. Che il tuo soggiorno sulla cittadella sia piacevole. Grazie a te lo è senz'altro, la situazione è migliorata. Meglio tu che Udina, meglio voi che Udina. tu sei Din, giusto? Sei nel posto sbagliato, terrestre, temo. Il tuo ambasciatore è alla porta accanto, nell'ufficio grande. Nell'ufficio grande. Devo farti notare di non essere così rude, Din. Almeno presentati. Io sono Din Korlak, ambasciatore Volus. C'è qualcosa che posso fare per te, terrestre? Sì, potresti dirmi il motivo della tua rabbia nei miei riguardi. Che ti ho fatto? Mi sembra che tu sia piuttosto arrabbiato, Din. Voi umani siete appena arrivati sulla cittadella. Eppure il consiglio vi ha già concesso il suo favore. Ah, è così. Asprezza ingiustificata, Din. La tua specie ha ricevuto molte concessioni. I Volus hanno ampliato di 10 volte il proprio territorio da quando sono giunti sulla cittadella. Sono dettagli. Non abbiamo ancora alcun vero potere per quanto riguarda le decisioni sullo spazio della cittadella. Ti dico io come stanno le cose, Din. A te non sta bene il fatto che il Consiglio non vi abbia messi tra le loro fila. Insieme ai Turian, ai Salarian, alle Asari. Ora, visto che noi abbiamo questa possibilità, adesso tu stai a rosicà. Sei un rosicone. Sei semplicemente un rosicone, ma cosa avete fatto voi per meritarvi quel posto? Sicuro che a differenza vostra non abbiamo fatto di più? Magari voi siete migliori, tra virgolette, degli umani da diversi punti di vista, ma in altri, come ad esempio da un punto di vista militare, che mi raccontate? Non lo so, così per dire. Arrivederci, ambasciatore. Certo, certo. Arrivederci, terrestre. Per ora la chiudo qui con lui. È stato un po' scortese. I custodi. Guardate come lavora. Oh, Dio, che dolcezza. Regalatemene uno. Lui... Cioè, regalatemi un custode e un Netch. Una accoppiata incredibile di dolcezza. Oh. Vabbè, andiamo. Altrimenti mi sciolgo. È importante, ragazzi, parlare con gli NPC. Molto importante, perché in questo modo capiamo, ecco, com'è successo. La loro storia, parte della loro cultura. I loro problemi. Ad esempio, quell'Elkor ha menzionato la consorte Asari. Dovrebbe essere una molto potente, una molto importante. Io adesso ci vado immediatamente. Siamo scesi sotto, siamo un passo dall'esterno. Andiamo da lei. Potrà darci qualche utile consiglio. Buongiorno, comandante. L'ambasciatore umano è di sopra, nella prima stanza sulla destra. Sì, vengo proprio da lì e non mi sorprende in realtà. Il fatto che lei già mi conosca, comandante, no? Non mi sorprende, dopo tutto. Cioè, parliamo della cittadella. Io penso che sia uno dei luoghi più protetti e controllati di tutta la Via Lattea. Quindi qui ogni nave che attracca, sono termini sicuramente sbagliati, ma avranno registrato tutto. Arriva immediatamente ad ogni PC della stazione, ogni computer, ogni terminale, il nostro nome viene praticamente messo a schermo.
Ma chissà quante migliaia o milioni di spostamenti ci sono al giorno. Quindi, parlami di questo posto, di questo luogo. Che posto è questo? Questo è il Presidium. Per essere precisi, si trova nelle ambasciate della cittadella. Se ha altre domande, si colleghi ad Avina. Chi è Avina? Di cosa si tratta? Oh, Avina è la guida virtuale alla cittadella. Può accedere liberamente a un suo terminale. Lo farò. Farò meglio ad andare. Ti auguro una buona giornata. Lei, comunque, ragazzi, è una Sari. In realtà ne abbiamo già vista una. Era in compagnia di Saren. Certo, quando dico noi intendo noi giocatori spettatori. Shepard non ha visto un bel niente. Ma la matriarca, sì, appartiene proprio a questa specie. Molto, molto affascinante come specie. E ce ne sono un bel po'. Benvenuti al Presidium. Posso essere la vostra guida? Sì, potresti dirmi dove si trova, per esempio, la torre. Salve e benvenuta al Presidium. Il mio nome è Avina e sarò felice di essere la sua guida virtuale in questo livello della stazione spaziale della cittadella. Che cosa intendi dire? Sono un'intelligenza virtuale interattiva, programmata per fornire una guida automatica in determinati luoghi di interesse situati in questo livello della cittadella. Posso essere contattata anche attraverso qualsiasi altro terminale IV del Presidium, se avesse bisogno di assistenza. Dimmi dove mi trovo. Questo lo sappiamo già in realtà. Si trova presso il terminale turistico 1 del Presidium. Ai lati di questo locale può vedere le ambasciate delle varie specie della cittadella, oltre al quartier generale dell'SSC. All'estremità di questo livello potete vedere la torre della cittadella, dove il consiglio si riunisce regolarmente per discutere questioni di rilevanza interstellare. Ed è proprio quello che volevo sapere. Grazie. Arrivederci. Arrivederci e grazie per aver usato Avina. Spero che si diverta sulla cittadella. Beh, io me lo auguro. Per ora trovo tutto molto interessante da... Cioè, mi lascia a bocca aperta. Vedete quella curvatura lì nel cielo? Allora, da questa parte c'è la torre. Ovvero quella lì. Ma l'Elcor ci parlava della Sari, della consorte, oltre il ponte. Mi sto dirigendo lì. Andiamo da lei. Nel frattempo le varie specie si parlano tranquillamente. Lì abbiamo visto un Turian, un'umana. Quindi, insomma, non tutti si odiano, ovvio. Questo è ovvio, ragazzi. Ma fino a quando uno non le vede queste cose, non le sa. Che bella statua. Enorme. Quella, ragazzi, è la statua di un Krogan. Abbiamo sentito parlare di loro attraverso il Codex. Sono stati menzionati. Non è un problema. Mi hanno già risistemato l'ufficio 5 volte ormai. 5 volte? Perché? Che cosa vogliono? Non ne ho idea. I custodi non offrono spiegazioni per le loro azioni. Eppure tutti lasciano semplicemente che agiscano come credono. Che alternative abbiamo? Se cerchiamo di fermarli, si disattivano e ne arriva un altro a rimpiazzarli. È strano che sappiamo così poco di loro. Strano e frustrante. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Ad ogni modo, quello lì, il maschio, non altro che un Salarian. Un'altra specie. Scoprirò il vostro segreto. Lo scoprirò. Si disattivano e vengono sostituiti. Comunque ci siamo. Suppongo essere nella zona giusta. Vediamo. Benvenuta, io sono Nelina. Mi sembra che tu non sia nell'elenco dei clienti odierni. Desideri sapere quando la consorte sarà in grado di riceverti? Sì, ma c'è bisogno di un appuntamento? Non posso entrare adesso? Temo di no. Cerca di comprendere. In molti cercano i servigi della consorte. Lasciami il tuo nome e lei farà di tutto per trovare il modo di riceverti. Parlami di lei prima. Chi è la consorte? Che cosa fa?
Non è facile da spiegare. Per molte persone è molte cose e per ognuna di esse è una cosa diversa. Alcuni le chiedono consigli, altri intrattenimento, altri ancora piacere. In realtà molti clienti non sanno ciò che cercano fino a quando lei non glielo fornisce. Sembrerebbe un oracolo. A sentirti sembrerebbe una sorta di oracolo. No, o almeno non nell'accezione comune. È una donna come tutte le altre, ma con una notevole compassione e un animo generoso. Ah, davvero? Ti suggerisco di fissare un appuntamento e scoprirlo da te. Allora prendiamo questo appuntamento. Non posso entrare adesso? Temo di no. Cerca di comprendere. In molti cercano i servigi della consorte. In realtà lo sapevamo. Lasciami il tuo nome e lei farà di tutto per trovare il modo di riceverti. Ok, d'accordo. Comandante Shepard, della Marina dell'Alleanza. Benissimo. Ti faremo sapere qualcosa entro... tre o quattro mesi. Che cosa? Mi prendi in giro? Nessuno vale una simile attesa. Ah, non è compito mio giudicare. Ho il tuo nome, ti contatteremo. Desideri altro? È stata una perdita di tempo. Credo di non avere altro da fare qui. Spero che tornerà in futuro. Per noi sarebbe un piacere. Nelina. Sì, padrona? Fai passare il comandante. Desidero conferire con lei. Sì, certo, padrona. Ah, sembra che la consorte si sia accorta di te. Vorrebbe incontrarti subito. Perché? Per quale motivo mi vuole vedere? Non lo so. Dovrei chiederglielo personalmente. Sali di sopra. La troverà che ti aspetta. Che strano. 3-4 mesi per un appuntamento e a noi ci riceve così, immediatamente. Anche lei ci conosce. Quindi non è soltanto la sicurezza o... ovviamente la receptionist lì della cittadella, della Presidium. Queste sono informazioni che arrivano anche a lei. È senz'altro una molto, molto importante. Vengono in parecchi qui, a chiedere consiglio. Piaceri. Sei dell'Alleanza. Mio fratello fa il soldato sulla Terra. Mi fa piacere. Così può bastare, comandante. Ho sentito grandi cose su di te da quando sei arrivata sulla nostra cittadella. Chi sei? Che cosa fai esattamente? Questo dipende da quello che cerchi. Ad alcuni offro consigli, ad altri sostegno. Ho un problema e credo che la tua esperienza potrebbe essermi utile. Di cosa si tratta? Parlami di questo tuo problema. Ho un amico, Septimus. Un generale Turian in pensione. Non voglio scendere nei dettagli, ma voleva delle cose che vanno oltre ciò che posso concedere. Ovvero? Abbiamo litigato. Ora passa le sue giornate all'antro di Cora, bevendo e spargendo dicerie sul mio conto. Se tu potessi parlargli da soldato a soldato, sono sicura che ti darebbe ascolto e mi lascerebbe in pace. Innanzitutto non ho apprezzato questo tuo modo di fare, ma... cosa è andato storto? Che cosa è successo fra di voi? Non posso fornirti particolari, per rispetto della sua privacy. Sarà lui a decidere se raccontarti ciò che è successo. D'accordo. Che cosa vuoi che gli dica esattamente? Fai appello al suo senso dell'onore. Ricordagli il ruolo che ricopriva in qualità di generale. Se riuscirai a convincerlo a smettere di diffamarmi... ti darò prova della mia gratitudine. Ora devo chiederti di prendere congedo. Ho molti clienti in attesa di vedermi. Sì, non ho apprezzato per niente il suo falso affetto. Lei usa tutti i modi possibili per arrivare allo scopo. Al raggiungimento dello scopo. Però
Me ne sono stato zitta anche perché potrebbe servirmi moltissimo in futuro. Lo ammetto, sono un po' nervoso. Direi che è comprensibile. In molti non sanno cosa aspettarsi la prima volta. Non fraintendermi, ho sentito parlare molto bene della consorte, è solo che... L'ignoto ci obbliga all'esterno del nostro guscio protetto, ci obbliga a diventare vulnerabili. Esatto, era proprio quello che stavo Sì, pensando. come no? Bene, allora possiamo cominciare. Questa è la mia prima volta. Mi chiedo perché non sono venuto prima. Ok, è stato interessante conoscere la consorte. Andremo da Septimus, ma non subito, non ora. Adesso ce ne andiamo veramente direttamente verso la torre. Però era una deviazione che dovevo fare. Cioè, più che altro, volevo prima dare un'occhiata alla cittadella e come punto di riferimento avevamo soltanto questa consorte. Cos'hai, Ashley? Difficile credere che un tempo i Krogan erano considerati gli eroi della galassia. Beh, la statua di un Krogan deve essere per forza enorme, Oddio. Sono davvero molto, molto forti i Krogan. Dannatamente forti. Beh, esploreremo tutto prima o poi, ogni cosa. Parleremo con i vari NPC. Ma non oggi. Bel parchetto qui. E invece, questa sembrerebbe davvero una statua, un monumento Protean. E ancora Ashley. Stavolta cos'è da dire? L'arte non mi ha mai detto niente, ma Ah. quella statua è davvero... Wow! Beh, davvero profondo come pensiero, Ashley. Sentite anche voi questo ronzio? Pare che provenga da quella statua. Mi fa venire la pelle d'oca. Non sento nulla. Magari tu hai una sensibilità maggiore di noi. Oppure, semplicemente dopo quello che è accaduto su Eden Prime, insomma, ti ha scosso abbastanza e sei un pochettino allergico adesso alla tecnologia Protean. Guardate quell'insetto laggiù. Cosa sta facendo? Siete pregati di non disturbare i custodi. Per carità, ma Ashley, sveglia, ne abbiamo già visti un paio. Siete pregati di non disturbare i Ok, custodi. va bene, come non detto. Prima o poi, però. Prima o poi. Ci siamo, alla torre. Momento ascensore. Il consiglio non mi chiederà nulla, vero? Ne dubito. Abbiamo stilato i nostri rapporti. Ora dobbiamo solo fidarci dell'ambasciatore Udine. Non ne sono così sicura, signore. Non lo sopporto. A volte assisteremo a delle scenette piuttosto comiche, divertenti. Poi sarà importante anche scegliere il team, eh? Saren nasconde qualcosa. Mi conceda più tempo. Li faccia aspettare ancora. Temporeggiare con il consiglio? Non dire assurdità. La tua indagine è finita, Garrus. Saren? Comandante Shepard, sono Garrus Vakarian. Ero a capo dell'indagine su Saren per conto dell'SSC. Beh, visto che lavorai per l'SSC, qualcosa è andato storto comunque, infatti la tua indagine è finita, ha detto quel tipo. Ora, veniamo direttamente al dunque. Hai scoperto qualcosa? Ha scoperto qualcosa che potrebbe interessarmi? Saren è uno spettro. Le sue attività sono quasi tutte segrete. Questo lo Non sapevo. sono riuscito a trovare prove concrete. Ma sta tramando qualcosa, ne sono sicuro. È una cosa che sento a pelle, come dite voi umani. Credo che il consiglio sia pronto ad accoglierci, comandante.
Buona fortuna, Shepard. Spero che ti ascolteranno. Grazie. E io credo proprio che noi ci rincontreremo. Wow. La torre della cittadella con questa definizione. Io me la ricordo estremamente più scura. Magari poi era il mio monitor, che ne so. Ragazzi, l'episodio si conclude qui. Abbiamo un bel fondoschiena. Alla prossima.